Allora, benvenuti e mi siedo qui. Mi spiace che c'è una colonna che interrompe il passaggio di sguardi, ma spero che la voce arrivi comunque. Compassione, questa parola in qualche maniera è una parola che ha lavorato dentro di me in quello che chiamiamo lo spazio dell'interiorità per molto tempo, insieme con altre parole che via via sono caricate di significati in maniera così forte, così intensa, da esigere in qualche maniera una sorta di liberazione attraverso la scrittura. Un'altra parola è stata nel passato nostalgia e un'altra ancora alcuni anni fa lontananza. Nostalgia, compassione, no, nostalgia, lontananza, compassione sono tre passaggi, tre stagioni anche della mia ricerca e tre libri. E compassione perché? Cos'è la compassione? È la domanda che fa niente meno l'innominato nei Promessi Sposi a Nibbio, quando Nibbio gli ha portato Lucia rapita, la consegna all'innominato e dice in Nibbio quasi quasi sono stato preso dalla compassione lungo il tragitto. E l'innominato dice compassione, compassione, che cosa sai tu della compassione? Che cos'è la compassione? E Nibbio risponde, ma la compassione è una storia come la paura. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo. L'illuminato, infatti, poi nella notte ripenserà a questa frase, vedrà Lucia e non sarà più uomo, cioè non sarà più quell'uomo di prima, diventerà un altro uomo. All'alba, le campane, ricordate le bellissime pagine di Manzoni. Ebbene, la compassione è un dolore condiviso, è una prossimità alla ferita e al dolore dell'altro. La compassione è una passione condivisa con l'altro. Quindi non è solo passione vissuta con l'altro nel momento del dolore, ma una partecipazione della passione anche nel senso più generale del patire, cioè del pathos. Del pathos di cui ci hanno parlato tanto i tragici greci. Ma la compassione è una storia strana nella sua rappresentazione. E io penso che, nonostante qui ci sia il sottotitolo Storia di un sentimento, per ragioni, diciamo così, di abbreviazione editoriale, penso che non sia possibile una storia dei sentimenti, perché i sentimenti hanno tali gradazioni, tali timbri. Tali singolarità espressive quanti sono gli individui e dunque non è possibile fare una storia degli individui, però si può parlare per figure, si possono raccontare le figure del sentimento della compassione, quelle figure rappresentate nella letteratura, nel teatro, nell'arte, anche nel cinema e anche nella musica. Pensiamo a proposito di musica, a una grande tradizione. È proprio della musica sacra, lo Stabat Mater, il Miserere, eccetera. Quando Mozart, 14enne, andò a Roma col padre, ascoltando il Miserere di Allegri, se lo trascrisse a memoria, la partitura la scrisse subito a memoria, tornando a casa. Dunque, la compassione è un sentimento, ma è un sentimento del quale i filosofi hanno spesso parlato. Dai filosofi antichi fino a Nietzsche, fino ai filosofi del Novecento, ma ne hanno parlato in generale in una maniera tutta particolare, cioè i filosofi hanno osservato il soggetto che ha compassione e in questo senso hanno spesso avuto l'attenzione sul soggetto compassionevole, in qualche modo mettendo tra parentesi o rendendo opaco l'altro, colui del quale o verso il quale si ha compassione. E da questo punto di vista i filosofi hanno cominciato col dire che fin dagli stoici antichi, che colui che è compassionevole in qualche modo può essere ipocrita, può essere il suo gesto può nascere dall'orgoglio, può essere un'affermazione di superiorità, la compassione può essere ambigua, spesso si lede la riservatezza dell'altro, l'orgoglio, la sua solitudine, la sua fierezza e così via. Potrei fare, se avessimo tempo, una breve storia della rappresentazione filosofica della compassione e vedremmo che domina
nella storia filosofica della compassione un giudizio, una osservazione in qualche maniera di ambiguità, di obliquità, di sospetto. Tranne che una linea filosofica che va da Rousseau e arriva fino a Schopenhauer, che non a caso è una linea molto in dialogo con la cultura romantica, con la poesia romantica europea, questa linea invece da Rousseau a Schopenhauer ha della compassione un'altra visione, perché sposta lo sguardo su colui, sul vivente, su colui che soffre, e quindi parla della relazione tra il soggetto compassionevole e colui che soffre. E così fa anche la letteratura. La letteratura e le arti si sono spesso occupate della compassione, hanno messo in scena la compassione, perché per la letteratura il soggetto primo è il vivente, vivente uomo, animale, pianta, la natura come vivente, e poiché questa è l'anima della lingua che poi crea le forme che chiamiamo letteratura, ecco perché, essendo il vivente, la presenza prima nella lingua, ecco perché la letteratura e le arti hanno parlato della compassione in modo diverso da come ne hanno parlato i filosofi, cioè considerando il rapporto tra il soggetto compassionevole e colui che riceve lo sguardo o il gesto della prossimità, della vicinanza al dolore, alla ferita. Dunque, per dirvi soltanto un aspetto, diciamo del senso diffuso a livello filosofico, ma anche dell'opinione diffusa presso una certa saggezza, pensiamo a una favola di La Fontaine, che è la favola La quercia e la canna, dove La Fontaine presenta la quercia che dice alla povera canna: tu poverella sei lì alla mia ombra e il vento ti sbatte, ti inquieta, rischi di soffrire col vento, cerca di crescere sotto la mia grande ombra, io sono solida, eccetera. Ebbene, arriva una tempesta violentissima, sradica la quercia, ma la canna si piega e riprende a vivere. Ecco, questa favola della Fontaine rappresenta in qualche modo una critica del gesto compassionevole che vuole proteggere, quando pensando però, basando il senso di protezione sull'orgoglio di sé. Ha raccontato bene nella favola la tradizione filosofica della compassione. Dunque, ma c'è, dicevo, un sapere letterario, un sapere artistico, teatrale della compassione, figurativo, che invece ci racconta in mille figure il soggetto della compassione in rapporto con colui che è in condizione di sofferenza, nella condizione della sofferenza. E in pochissimo tempo potremmo ripercorrere qualcuna di queste figure che la letteratura ci ha consegnato, fin dai tragici greci. Ma prima ancora io vorrei fare una premessa, che poi è il primo capitolo del libro. La compassione ha una sua lingua, non è solo affidata a gesti questa lingua, ma non è solo affidata al pianto, e sarebbe interessante vedere una storia del pianto, della rappresentazione del pianto nella letteratura, soprattutto nella letteratura romantica, ma questa lingua è affidata anche al dire, alla voce, all'espressione, e addirittura arriva questa lingua, nel momento forte della compassione, arriva a perdersi come lingua, a naufragare come lingua. E Dante, nel canto quinto dell'Inferno, davanti a Paolo e Francesca, ci dà veramente, si mette in scena in maniera molto viva questa perdita della lingua davanti al dolore dell'altro. No? Prima Dante risponde al lamento di Francesca, al racconto di Francesca e al pensiero di quell'esperienza d'amore così forte, così travolgente, ma anche condannata, risponde con lei col pianto, no? I tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dopo il pianto c'è invece la perdita della lingua, no? Sicché di pietate io venni meno, così come io morissi,
sicché di pietà io venni meno, così com'io morissi e caddi come corpo morto cade. Ecco la perdita dei sensi, la perdita del linguaggio davanti al dolore messo in scena con questa visione, no? questa nuvola, queste ombre che volano e che si sostano un momento, e questa voce che racconta sul fondo c'è il pianto di Paolo. Dunque, questa perdita della lingua. Ma la compassione è messa in scena anche fin dall'antichità nei grandi tragici greci, è messa in scena soprattutto perché nel momento del tragico la compassione subisce violentemente una sua forma di estinzione, cioè il tragico e nel tragico la guerra che è la forma visivamente più impetuosa del tragico, no? Più corporea, fisicamente in qualche maniera più visibile del tragico, di quello che chiamiamo il tragico. Ebbene, nella guerra c'è il trionfo della spietatezza, cioè la perdita della pietà, la spietatezza, no? Pietà l'è morta, comincia un canto della Resistenza italiana, pietà l'è morta. E perché nel tragico cosa succede? Cosa succede nella guerra? Leopardi l'ha messo bene in luce in un passo di Sibaldone. Succede una sorta di perdita della singolarità del vivente. L'altro ha perso la sua corporeità, singolarità, il suo nome, la sua condizione di uno che pensa, sente, desidera, sogna, ha affetti, eccetera. E si è trasformato in un numero o nella voce nemico, si è trasformato in qualcosa d'altro, di irrilevante, no? In una massa che è la massa di coloro che sono soggetti poi a subire la guerra, a subire la violenza. Ebbene, questa espropriazione di singolarità, questa perdita di individualità, di corporeità, fa in modo che nell'astrazione la violenza domini. E Leopardi diceva: la civiltà purtroppo progredisce in questo modo, più si va avanti con la civiltà, più la civiltà diventa astratta, cioè più perde il senso della corporeità e della singolarità vivente dell'individuo. E dunque è possibile, dice in un passo molto interessante, che nelle guerre moderne in un solo momento si uccidano migliaia di persone senza conoscerle, senza sapere il loro nome, i loro corpi, eccetera, e si torni ancora a ucciderle all'indomani, a ucciderne altre l'indomani. Mentre, in una parentesi, dice Leopardi, se guardiamo le specie animali, c'è tutt'altra storia. Le specie animali, semmai, se qualche volta sono violente per difendere il loro territorio o i loro figlioli, è un fatto biologico proprio, personale, e questo lo fanno con l'affrontamento diretto corporeo. Ma non c'è mai l'astrazione, no? Verso un'altra specie. Dunque, cosa accade nel tragico? Nel tragico c'è la perdita della pietà. Questo l'ha messo in scena, per esempio, in maniera straordinaria Eschilo, nei Persiani, una tragedia bellissima, perché Eschilo, lui personalmente aveva partecipato alla battaglia di Salamina, e dopo mette in scena, mostra ai greci il dolore del campo nemico. Mostra il campo nemico che è nel pianto, nella disperazione, e arrivano i feriti, portano i morti, eccetera, e mostra ai greci che cosa accade con la guerra nel campo nemico. Non perché i greci trionfino di questo, ma perché vedano che il dolore che hanno i persiani è il loro stesso dolore, quello che hanno avuto per le Termopili, quello che potranno avere. E dunque la messa in scena della compassione è una messa in scena del vivente come e della comunità dei viventi, in quanto appartenenti tutti alla stessa comunità sofferente, appartenenti tutti alla stessa possibilità della sofferenza. E dunque è un richiamo alla prossimità al di sotto del tragico. Naturalmente potremmo andare avanti con le tragedie, con la tragedia greca. L'Antigone è un grandissimo esempio, no? Della compassione, del patire insieme con qualcuno che è appartenente a sé, autadelfon, il fratello, no? La parola greca autadelfon è una sola parola, come in certi dialetti meridionali, nei dialetti del sud si dice fratima, patrima, eccetera. Il possessivo viene conglobato nella parola a indicare l'appartenenza. E così autadelfon,
che dice Antigone, io non posso non seppellire il corpo di mio fratello che appartiene a me stessa, che è parte di me. E questa appartenenza, questa coappartenenza, questa compassione naturalmente costituisce un'altra morale, un'altra legge, che non ha più il fondamento nello statuto della legge di Creonte, eccetera, eccetera. Dunque, potremmo andare avanti anche nel mito. Nel mito, tutti voi avete presente, nel mito quante rappresentazioni possono esserci della compassione o anche dell'ospitalità. Il caso di Filemone e Bausci, no? Nelle Metamorfosi d'Ovidio, ma soprattutto nell'Odissea. Vorrei solo ricordare brevemente il caso di Filottete, che diventa anche il tema di una tragedia di Sofocle e poi ripreso varie volte. Filottete, che è un eroe greco, è uno che ha combattuto e che però viene abbandonato in un'isola perché ha il piede malato, ferito, in cancrena, e i greci lo abbandonano in un'isola. In quest'isola resta da solo, poi vengono a sapere che soltanto con le armi di Achille che possiede Filottete possono sconfiggere Troia, e allora devono farsi dare le armi, e Ulisse manda Neottolemo, un giovane, un ragazzo, il figlio di Achille, e lo convince a farsi parte di questa strategia politica, cioè andare lì nell'isola e riuscire a diventare amico, mostrare compassione per il Filottete e farsi dare in un momento di amicizia le armi. Ma Filottete cambia, appena si trova davanti al dolore, contrappone alla strategia politica, contrappone il sentimento della prossimità, della percezione del dolore dell'altro. E quindi quando Ulisse poi arriva, perché vede che c'è ritardo, che non torna, eccetera, tutta la tragedia poi si svolge, alla fine sopravviene il Deus Ex Machina, ma insomma è importante questo momento in cui la strategia politica dell'eroe greco viene capovolta dal gesto della compassione. E nella modernità la rappresentazione della compassione è affidata in gran parte alla poesia. E come non possiamo, io ho visto, ho letto, anche passando attraverso la mia esperienza di docente di letterature comparate, per molti anni ho avuto modo di far leggere agli studenti alcuni testi in cui la rappresentazione del dolore era talmente forte, talmente ricca anche di considerazioni possibili, no? Per gli studenti, che i testi si collegavano fra di loro con molta facilità. E nella poesia voglio solo accennarvi a Baudelaire e a quello che è il libro che apre la modernità nella poesia. La poesia metropolitana di Baudelaire, come sapete Baudelaire con la sezione dei Fiori del Male intitolata Tableau Parisien, quadri parigini, inaugura proprio la poesia che descrive non più l'Arcadia, la campagna, la natura, nel suo fulgore, ma descrive la città, la condizione della vita nella città. Parigi che cambia, Parigi che si trasforma, i cantieri aperti della Parigi che sta avendo un nuovo assetto urbanistico. Però dentro questa Parigi ecco le immagini dell'altro. C'è un bellissimo poema intitolato Le Cigne, il cigno, dove Baudelaire rappresenta, vede questo cigno, descrive questo cigno che in mezzo ai cantieri aperti è sfuggito alla sua gabbia mentre viene trasportato e va sul pavé asciutto, grattando con le zampe palmate il pavé asciutto, e poi volge il collo e il becco verso il cielo, sospirando quasi l'acqua, la pioggia, perché lui è fuori dal suo ambiente, fuori dal lago, fuori dall'acqua, e si trova nella città, sul pavé secco, ed è l'immagine, allora Baudelaire vede lì l'immagine dell'esilio, l'immagine dello spaesamento, l'immagine di una sofferenza che è la sofferenza di chi è marginalizzato nella città che cambia, nella nuova metropoli. E dietro il cigno
c'è dietro il cigno, dietro la figura di Andromache in esilio, ecco che il poeta vede allinearsi tante figure. La ragazza nera che è diventata Tisica e che dietro la nebbia, le Bruyères, dietro la nebbia, la muraglia di nebbia di Parigi, immagina l'Africa, le foreste dell'Africa, le foreste, le palmizi dell'Africa. E così via, dietro questo cigno compaiono le figure della dimenticanza, gli orfani, coloro che il dolore come una lupa allatta e nutre, no? E poi i marinai dimenticati in un'isola e tanti altri ancora. Cioè, cosa è accaduto? La poesia è diventata la lingua dell'ospitalità. La poesia ospita tutte quelle figure che nella metropoli, nella modernità, sono portate al margine, sono portate verso la dimenticanza, verso la rimozione. E per questo ho voluto dedicare un capitolo, il capitolo che, la cui scrittura per me è stata in qualche maniera la più vicina anche a temi di cui mi ero occupato in altre occasioni e che avessi potuto in qualche maniera avrei anche allargato ancora di più se l'economia di un libro, di un saggio non avesse richiesto una certa misura, e cioè il capitolo, dedicato un capitolo al dolore animale. Il dolore animale perché l'animale è la grande rimozione umana, la grande dimenticanza, la figura di una grande dimenticanza. L'animale come vivente, l'animale come senziente, e avendo io lavorato a lungo su leopardi, mi sono accorto che veramente nello Zibaldone dei leopardi, ma non solo, fin dalle prime esperienze di scrittura poetica, adolescenziale, ma anche infantile, Leopardi ha sempre avuto presente l'animale, quello che ho chiamato una volta traccia animale, in tutta la scrittura leopardiana, una traccia animale, ecco, siamo qui nella traccia, e Leopardi c'è veramente una traccia animale che attraversa tutta la sua scrittura, e, fino alla Ginestra, dove compaiono degli animali nella lava, sulla lava, nel deserto. Dunque, cos'è l'animale? L'animale è quel vivente la cui prossimità a noi abbiamo dimenticato, abbiamo o reso opaco, abbiamo cancellato, oppure soltanto addomesticato, o relegato nel luogo della minaccia, comunque nel luogo oscuro della non appartenenza al vivente, alla nostra comunità di viventi. E dunque il dolore animale è messo in scena però dalla letteratura, dall'arte, e ci sono, e qui vi accenno brevemente all'apertura che ho fatto in questo capitolo sul dolore animale, con una lettera di Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg nel 17 era in carcere già per il terzo anno a Breslavia. E in questo carcere, da dove sarebbe uscita purtroppo per essere uccisa, per essere assassinata, in questo carcere, avvicinandosi il Natale, scrive alla sua amica Sonia, storica dell'arte, moglie di Liebknecht, l'altro suo amico e compagno che sarebbe stato ucciso, compagno diciamo di lotta politica. Ebbene, questa lettera di Rosa Luxemburg, che pubblicò nel 20 Karl Kraus, è una lettera straordinaria, ha una delicatezza e una tensione fortissima. Lei racconta all'amica di aver visto nel cortile del carcere più di una volta i bufali, dei bufali che trascinare dei carri militari, carichi di divise, di militari, divise portate dai campi di battaglia, Prima Guerra Mondiale. E questi bufali sono stati ripresi, catturati nelle grandi praterie della Romania. Allora lei un giorno vede un bufalo che, mentre si sforza di trascinare questi carri pesantissimi, si blocca e viene picchiato a sangue da un soldato. Un altro soldato grida al soldato che picchia: non hai compassione di un animale. Il soldato dice: ma di noi chi ha compassione? E continua a picchiare finché sanguina il bufalo, e Rosa Luxemburg, attraverso le sbarre della sua finestra, incrocia gli occhi del bufalo e racconta all'amica questo sguardo. In questo sguardo ho visto che era un mio fratello, e che in quel dolore metteva in scena
quello stesso, quello che io vivevo, e mettemi in scena la guerra, la condizione della guerra. E ho sentito in quello sguardo una comune appartenenza, e una comune appartenenza al dolore e alla guerra. È una lettera veramente molto bella, che Karl Kraus poi pubblicò e lesse più volte in pubblico nel teatro, che ci racconta non solo della Prima Guerra Mondiale, così una condizione particolare, ma ci racconta anche di questo rapporto con l'animale. E la letteratura ha continuato via via a rappresentare gli animali, il dolore animale, no? Pensiamo a Verga, pensiamo ma anche alla letteratura del Novecento, la iguana, per esempio, dell'Ortese, o certi racconti di Tommaso Landolfi. Il dolore animale viene messo in scena nella poesia e nella narrativa. Dunque, in questo racconto, diciamo, della compassione, della rappresentazione della compassione, ci sono, che ho voluto concludere poi con una sorta di galleria, piccola galleria personale, di pietà nella storia dell'arte, quelle pietà che mi è accaduto di vedere, davanti alle quali mi è accaduto di sostare con particolare attenzione o di prendere qualche appunto via via nei musei. E ho raccontato un po' queste pietà nella storia dell'arte, perché la pietà mette in scena la compassione, no, di una donna. Dolor Marie, il dolore di Maria. E se noi passiamo in rassegna alcune pietà, vediamo che i gesti sono sempre diversi, le forme, le figure, gli sguardi. E sarebbe interessante potessero fermare su alcune di queste pietà, ma potete farlo voi a casa o col computer, andando in una web gallery e visitando queste pietà dell'arte. Ma in questo racconto altri due momenti ci sono che andrebbero indagati. Uno è il momento della tradizione forte, come consegnata ai libri indiani, ai libri, alla tradizione vedica, alle Upanishad dell'India, dove la compassione più volte viene messa in scena nei racconti, anche nei racconti delle vite antecedenti di Buddha, e diventa un principio fondamentale dell'etica, ma non solo per il buddismo, ma per tutto l'Oriente. Ci sono delle storie molto molto belle che vengono raccontate nell'Upanishad, no? E poi, per esempio, una storia che è quella del da, il tuono. Cosa fa? Il tuono ha questi tre suoni, da, e questi tre suoni vengono declinati come dominatevi, donate, abbiate compassione. Sono le rispettive parole sanscrite, che non sto a dire adesso, che riprendono questo da. Peraltro, con da, con questo suono del tuono, che è il suono anche che ricorda la compassione, finisce, si conclude un bellissimo poema, quello di The Westland, La terra desolata di Eliot. Se andate a vedere, La terra desolata di Eliot finisce proprio con da. Ma c'è un corrispettivo nella nostra tradizione, nella tradizione occidentale cristiana, quello che nella rappresentazione biblica ebraica diventa esed, la parola esed, che viene tradotta con eleos in greco e misericordia in latino. Nella Bibbia la parola greca eleos, nella Bibbia dei 70 la parola ebraica esed. Esed, eleos e misericordia raccontano diversi modi di interpretare e leggere la compassione e metterla in scena nel mondo ebraico, nel mondo greco cristiano e nel mondo della cristianità latina. E dunque, questa rappresentazione della compassione è una rappresentazione che, in effetti, così come ci viene data dalla letteratura e dalle arti, ci porta sempre a considerare il soggetto come il tu, cioè la nascita del tu. In qualche modo, come se colui che guarda, colui che osserva, colui che si avvicina, colui che considera anche nel tempo tragico il dolore, nella singolarità del vivente, costui in qualche modo riceve una conoscenza di sé attraverso l'altro. Cioè, per questo ho messo due epigrafi ad apertura del libro, che sono
due esergo, uno da Leopardi, che dice proprio a proposito del, parlando dell'eroe greco, l'affetto dolcissimo della pietà, madre omantice dell'amore. L'affetto dolcissimo della pietà, madre omantice dell'amore. E l'altro invece di uno scrittore, poeta, Edmond Jabès, che mi è accaduto di conoscere bene, frequentare e tradurre anche in italiano, il quale dice l'io, è l'apostrofo io, no? L'io, le je, è il miracolo del tu. L'io è il miracolo del tu. Le je è le miracle du toi. Cioè l'io è il miracolo del tu. Dunque l'io nasce attraverso questo tu che, ricevendo lo sguardo, l'attenzione, la prossimità, la cura nel momento del dolore, finisce col fondare la conoscenza, col dare un fondamento alla conoscenza del sé, con dare solidità, cioè ci si conosce meglio attraverso l'altro. E questa rappresentazione della compassione è una rappresentazione che davvero anche nella narrativa ha un suo percorso straordinario, al punto che mi è accaduto, per esempio, rileggendo Dostoevskij, di trovare in Dostoevskij, nell'idiota di Dostoevskij, proprio il romanzo che mette in scena il personaggio della compassione. Il principe Myskin addirittura fa esperienza di una sorta di amore che chiamerei, come c'è l'amour fou, chiamerei l'amour compassion, perché l'amore per Aglaia e l'amore anche per Nastasia è un amore che nasce radicato nella compassione per il destino di queste due ragazze, per il destino a cui sono soggette, che si profila sulla loro vita. E dunque, per concludere, la letteratura e le arti mettono in scena in mille modi le figure della compassione, perché rappresentano la compassione come relazione tra due soggetti. Mentre accade che la filosofia, tranne, ripeto, quella linea che va da Rousseau a Schopenhauer, la filosofia, fino a Nietzsche perlomeno, mette in scena il soggetto della compassione, per questo vede le ambiguità, le obliquità del soggetto della compassione. Grazie. Il nostro tempo invece è tragico. Ringraziamo il nostro ospite e vi ricordo che i suoi libri sono a disposizione nel banchetto che è qua alla mia sinistra e lui sarà ben lieto di autografarveli. Ecco, scusate, mi hanno detto dalla casa editrice purtroppo che il libro è in ristampa la settimana prossima. Qualche copia forse c'è qui, ma è in ristampa la settimana prossima, per cui non è presente. Vabbè, però si può ordinare comunque, quindi è in ristampa. Bene, grazie mille al nostro ospite, vi ripeto che i suoi libri sono al banchetto qui a sinistra e vi do appuntamento alle 4 per il prossimo incontro con Piero Negri. Grazie mille. Grazie.